Aspetta. Aspetta, che abbassiamo un po' la musica perché ti sento poco, uomo tigre. Abbassa la musica, cioè, no, da un casino, ragazzi, da un casino, sempre peggio, sempre peggio. Ma scusi, peggio, ma ogni volta peggio. Che la chiamiamo c'è sempre casino, scusi. Sempre peggio. Sempre peggio. Non c'è un limite al peggio. Sto tornando ora dall'Inghilterra. Oh. Sono andato a farmi il vaccino. Lo sapevo, ci avrei giurato, guardi. Può lavorare adesso allora, dai. Ragazzi, non è possibile. Io sono arrivato lì, ho detto sono l'uomo tigre, mi hanno dato subito la pasticca per sterminarmi, poi mi hanno fatto il vaccino. Scusi, per parlare spagnolo. Scusi, lei ha detto excuse me, I'm Tiger Man. Dai, innanzitutto appena arriva uno mi ha detto scusi, io gli ho dato una testata subito. Non ha detto uomo tigre, però ha detto Tiger Man. Ma ha detto, allora gli ho detto Tiger Man, tu lo dici alla... Allora, dai, il man della sua sorella, va primo bene. Di tutti. Dai. Allora, quindi è andato in Inghilterra e gli ha fatto il vaccino? Dovevo fare il vaccino, no, me l'hanno fatto, hanno sbagliato, hanno detto l'uomo tigre, tigre, un felino, mi hanno fatto quello per la resmaniosi e per la finale. Poi mi hanno dato una picca per sverminarmi. Ora, è un periodo difficile per noi lottatori di wrestling perché c'è il distanziamento sociale. È vero. Come può picchiare l'uomo tartaruga da casa con suo smart uso working? è vero. Come può? Allora è facilissimo. Ho una mia amica. Sono una signora di 97 anni che sta vicino all'uomo tartaruga. Io chiamo la signora suona il campanello all'uomo tartaruga. L'uomo tartaruga faccia, io sono in collegamento telefonico con la signora e la signora dà delle labbrate e degli schiaffi. Anzi, ora è così, lo può picchiare dalla signora vecchia anziana che è quella che si è fatto il vaccino. Allora lei gli è venuto perché mi dice il vaccino non fa nulla, non è vero, c'ha superpoteri. Sì, questa è diventata la donna ragno. La donna ragno, è diventata la donna. Ma tu parli di quella scusa, perché si sente un po' a scatti, scusa, ma tu stai parlando della signora che si è fatta il vaccino in Inghilterra, quella di 97 anni, no? Sì, quella. E si è trasformata in donna ragno. Si è trasformata donna ragno. Cioè, tutto a posto, non c'ha controindicazioni sto vaccino, a parte il fatto fa le ragnapene e porta fortuna. Porta fortuna. Sì. Ma senti che racconti che mi fa. Senti che racconti. Noi lottatori di wrestling che siamo rimasti tutti senza lavoro, non c'è mezzo più picchiare nessuno. È vero. Il distanziamento sociale lì non c'è. E ora ci si insulta, capito? Quindi mi insultate e basta. E quali parole adoperate? Adesso non si può dire, penso. Allora. Magari, guarda, già i toscani sono di suo. Se adesso te le vuoi tirare, vuoi chiudere la radio tu? Aspetta, Emiliano. Signore Emiliano, mi scusi. No, dicevo le parole, non è che ci si offende proprio. Ora, secondo voi, l'uomo maiale non se ne è accorto. Non se ne è accorto che ha svelato la sua identità. Ah, no, ho detto Emiliano, mi scusi. No, ma che sei scemo, ma parlo. Signor, perché ho letto che c'era anche il cognome Buttaroni, no. Allora stai lì a pensare se... No, c'è la fama delle tigri, sì, cazzo. Scusi, non volevo rivelare la sua identità, mi scusi. Diceva appunto dei... L'uomo maiale. No, dicevo appunto, come ce l'avrà la mamma? L'uomo maiale. Scrofa. No. Non si fa questi incentivi, capito? Cioè, la mamma maiala già. Senta, uomo tigre, lei mi fa un sacco ridere, devo dire la verità. Pronto? L'abbiamo perso il uomo tigre. No, mi stavo così divertendo. Pronto?
Cavolo, l'abbiamo perso. Va bene. No, mi stavo divertendo un sacco. La mamma, la mamma del nuovo maiale. Beh, va bene. Cavolo, aspetta che lo peccato. Io veramente lo volevo. Mi facevo ridere un sacco l'uomo tigre. Vediamo se riusciamo a riprendere. Dai, perché vediamo per il finale almeno. Manca un minuto, vediamo. Pronto? Pronto, uomo l'hanno tigre. Insultata? L'hanno insultata. Oh. Gli hanno tolto la linea. Mi è cascata la linea, accidenti. Stavo dicendo che l'uomo tigre mi fa un sacco ridere, mi fa riderissimo. Volevo dire, siamo in chiusura del pezzo. C'era la mamma dell'uomo maiale, poi. C'è un monte, se tu vuoi te le dico, ma ce n'è una fila, un'altra che poi ci riprendiamo la prossima volta. Dimmene un'altra, la mamma di quale? la mamma del ora sono liceo, fammi sta zitto che siamo sotto Natale, via, non si vuole. Beh, anche l'uomo cinghiale c'ha la mamma, anche l'uomo cinghiale non c'ha la mamma strana, però. La mamma però comunque l'importante è che la mamma del domo imbecille è sempre in città. grande chiusa ascolta, ragazzi, noi ti facciamo un sacco di auguri, anche noi, anch'io volevo farvi gli auguri, perché io tutte le volte che vi sento mi diverto un monte. Ma mi fai un sacco ridere, Emiliano, mi fai un sacco ridere. Anche se non diciamo un cavolo, ma mi fai un sacco ridere. È bellissimo l'uomo tigre. Il segreto è tutto lì. L'importante è non fare nulla, ma farlo meglio possibile. Emiliano, tanti auguri, tanto mi sentirò con tuo socio la prossima settimana. Ciao Emiliano. Ci sentiamo presto. Ciao, bello.